L'impatto dell'intelligenza artificiale sul trasporto pubblico è, guarda caso, importantissimo, soprattutto per una società come ATAC che sta investendo in questo momento oltre 1.300.000.000 in infrastrutture e quindi non può non guardare ai prossimi anni con una grande attenzione in cui l'intelligenza artificiale arriverà in tutte le condizioni di vita. Per questo tre fattori determinanti impatteranno sulla nostra visione della implementazione delle infrastrutture. Senz'altro la manutenzione predittiva, quindi capire come l'intelligenza artificiale impatterà sul prevedere i guasti e anche riparare più velocemente i guasti. Come l'intelligenza artificiale impatterà sulle previsioni dei flussi dei passeggeri, che sono determinanti sia per pianificare che per rendere migliore il servizio alla clientela. Non da ultimo, come l'intelligenza artificiale aiuterà il passeggero, aiuterà il nostro cliente a migliorare la propria sicurezza, la propria tranquillità di viaggio, l'arrivare a destinazione più velocemente e più soddisfatto. Su queste tre strade, senz'altro, si giocherà la sfida del futuro per rendere i grossi investimenti che, grazie al paradosso del Covid, come dico io, al PNRR, sono arrivati nel trasporto pubblico romano, sapranno veramente rivoluzionare la cultura del trasporto romano nella percezione dei cittadini.